Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao e benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntatona dal colore di retrocomputing parleremo del mitico Atari ST. Non starò a tediarvi troppo con le caratteristiche tecniche dell'Atari 520 ST oppure 1040 ST. Entrambe le macchine avevano un case simile all'Amiga 500. Un disk drive da 3,5, l'Atari 520 ST aveva 512K di RAM, mentre il 1040 ST aveva 1 MB di RAM. Tutte e due avevano il Motorola 68000 a 7 MHz. Entrambe le macchine processavano il sistema operativo GEM DOS a finestre, dal look and feel davvero davvero molto simile a quello del Macintosh, talmente simile che Apple andò praticamente fuori di testa quando vide il GEM DOS. Si scatenò l'ira feroce di Apple, che trascinò l'Atari in tribunale. La causa fu lunga, ma alla fine la Apple ebbe vinta e costrinse l'Atari a uscire dal segmento degli home computer nel 1993. Siamo nel 2020, oggi ha ancora senso comprare nell'usato un Atari ST per rinfoltire una collezione di retrocomputing? Atari ST rimase in produzione dal 1986 al 1993, molto utilizzato in Italia dai musicisti, collegate praticamente ai sintetizzatori. Nella migliore delle ipotesi trovereste tastiere ed alimentatori che saranno vecchi di 27 anni oppure di 34 anni, e rischio di pagare molti danari per avere una macchina che potrebbe andare in panne dopo poche volte che l'avete accesa, mi avviso, è un rischio reale. Forse potrebbe essere più saggio esplorare il mondo dell'Atari ST restando nella dimensione della emulazione. Sono tantissimi gli emulatori software per Atari ST, tutti i links li trovate in descrizione di questo video di YouTube. I due emulatori più noti sono sicuramente Steam ed Atari